Questa mattina in Largo del Petraio è stata apposta una targa in ricordo di Dolores Feleppa Madaro, attivista e politica impegnata per la difesa dei diritti delle donne e dei più deboli e per la crescita culturale del territorio, che fu anche assessore alla memoria della città di Napoli, scomparsa nel 2012. Alla cerimonia sono intervenute sua figlia Diana e la vice sindaco con delega alla toponomastica Laura Lieto. È un valore di impegno sociale e civile che io vedo sempre più necessario e da attualizzare in questa società frammentata, diciamo, per quanto concerne ideali, valori, principi che hanno animato moltissimo l'operato di mia madre, come quello di molte sue coetanee. Una donna che ha servito il pubblico, che si è impegnata, una femminista, un assessore, un amministratore pubblico, una persona che ha avuto a cuore i bambini, le persone più fragili. Quindi per noi, per la città, è un onore particolare intitolare alla sua memoria questo luogo e fornire a chi passa la possibilità di scoprire la storia di questa donna, che è un pezzo importante di una storia collettiva più larga che lei ha contribuito a fare.